un semplice T magico fatto di cavo coassiale che lavora su questa frequenza. Derive termiche, variazioni di densità dell'etere, sal Dio, fatto sta che cambia continuamente. Vediamo in questo momento l'anisotropia. In presenza di forte interferenza, fra l'altro. Vediamo circa quant'è la variazione. 1, 2, sui 20 kHz pare. Sempre un T-magico a cavo, però viene alimentato per confronto. E questo è l'anisotropia molto maggiore, quindi è aumentata la sensibilità. 100 kHz più o meno 100 kHz. E questa è l'anisotropia con questa disposizione. Quindi con una grande semplicità si fa una misura di anisotropia dell'etere. La variazione è di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 200 kHz. Questi sono i 100 kHz di variazione e questa è la variazione dell'anisotropia, circa 200 kHz. La frequenza è di 2958,6. Con questo interferometro a cavo coassiale e T magico, in questo punto c'è sotto un T magico, alimentato a 3622 MHz, abbiamo un'anisotropia anche in presenza di una forte interferenza, grazie alla discriminazione in quadratura. L'anisotropia è di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, circa 800 kHz, sì, 800 kHz di anisotropia, grazie al T-magico, ed è pulito senza interferenze. Questa è la superiorità della rivelazione in quadratura.